tutti, mi dispiace un po'. Ben trovati a Speciale Elezioni Amministrative. Oggi parliamo della città di Ragusa, lo facciamo con il sindaco uscente e candidato a sindaco Giuseppe Cassì, che ringraziamo per essere qui con noi. Questo è l'ultimo spazio di informazione prima del voto, che comprende una testimonianza diretta dei candidati, quindi un ciclo di 4 interviste ai 4 candidati. Cerchiamo di toccare altri temi che non siano già emersi in questo lungo dibattito. Intanto Cassì è appena tornato da Catania, dove è stato così simbolicamente e istituzionalmente avviato il cantiere della Ragusa Catania. Si è già detto tanto su questo tema, ma brevemente io chiedo, ma Cassì ha capito perché per 30 anni non si era fatta e perché adesso si sta facendo? No, capito, no, banalmente è una questione economica, come sempre quando c'è di mezzo le opere pubbliche, è una questione economica e una questione di volontà politica. Io credo che in questi anni queste due cose siano coincise in qualche modo, gli astri si siano allineati, anche se, devo dire, i rappresentanti politici alla Regione e al Governo nazionale erano su fronti contrapposti, erano opposti, però si è riusciti a metterli intorno allo stesso tavolo, a farli ragionare, a far capire che effettivamente l'opera è per noi qualcosa di irrinunciabile. È impossibile perdere altro tempo, hanno trovato i soldi. La cosa, il passaggio più importante secondo me è stato quando si è deciso di passare da un progetto di finanza, quindi da un'idea di infrastruttura realizzata da privati, con soldi privati, che avrebbe quindi previsto poi un pedaggio, e quindi perché il privato che fa... Ma come spiegare che a fare questa scelta, peraltro con tenacia, sia stato uno dei più dileggiati ministri della Repubblica, peraltro con tanta diffidenza anche da parte del territorio, perché credeva che in questo modo non si facesse l'opera, che era un modo sia per pagare un privato che ne usciva evidentemente gratificato, sia per non farla. Invece è successo esattamente il contrario. Si spiega secondo me con un fatto molto semplice. Sì, il ministro Toninelli, possiamo ricordare il nome, non è stato uno dei più apprezzati della storia della Repubblica. Il ministro Toninelli non agiva da solo, c'aveva uno staff. Io partecipavo alle riunioni a Roma, al comitato interministeriale per la programmazione economica, vedevo come le dinamiche, quindi c'era gente che ovviamente gli predisponeva gli atti, però è stata una scelta politica a cui bisogna dare atto a loro in quel momento di aver fatto un passaggio decisivo, secondo me, e che è stato osteggiato, come ricordavi tu, dal territorio locale. Io devo dire invece, mi sembrò subito quella una soluzione assolutamente da preferire rispetto a quella che si era messa in campo. Ecco che poi con l'aiuto anche del presidente Musumeci, perché i soldi li hanno messi un po' la regione, un po' lo Stato, un po' il governo, si è arrivati a questo punto. C'è stata poi la nomina del commissario per i motivi che sappiamo, insomma c'è stata un'accelerazione finale. Per fortuna, direi, noi siamo rimasti isolati, diciamo, abbiamo subito una disuguaglianza, possiamo dirlo, drammatica, inaccettabile. Il nostro territorio, l'unico tagliato fuori praticamente dal resto del mondo, perché siamo l'unico territorio senza un'autostrada. Quindi una condizione di diseguaglianza, di disparità di trattamento. E ora a Natale 2026, grosso modo, dovremmo avere la Ragusa Catania. La cosa che fa ben sperare è che sono 4 lotti funzionali, tutte e 4 aggiudicate a società di livello mondiale, quindi che danno una garanzia anche economica, diciamo, di capacità di portare avanti i lavori. C'è un grande interesse, devo dire, abbiamo conosciuto il RUP, cioè il responsabile del procedimento, che è un ingegnere dell'ANAS, che è molto determinato, molto deciso, insomma sembra che le cose stiano mettendo bene. Bene, adesso parliamo di Peppe Cassì, il quale 5 anni fa ha un po' sorpreso, così, visto che era già un personaggio pubblico, lo era stato soprattutto molto tempo prima nel campo dello sport agonistico, o poi ovviamente avrà fatto altre cose, e all'improvviso ha scoperto l'impegno politico. Come accadde questa scoperta 5 anni fa, nella primavera del 2018? In forza di che cosa? Ma io, per la verità, quando ho smesso di giocare a pallacanestro a più alti livelli, era il 1999, poi dal 2000 al 2012, io sono stato il presidente dell'Associazione Nazionale dei Giocatori di Pallacanestro, ed è un ruolo politico. Politica nello sport, io ho imparato molto dal punto di vista politico in quella circostanza lì. Io rappresentavo i giocatori italiani, ma quando parli di giocatori italiani parli di giocatori della nazionale. I miei committenti erano, non so, Gallinari, Bargnani, c'era Soragna, Galanda, cioè gente che ha vinto medaglie alle Olimpiadi, che ha giocato nelle NBA. Mi incontravo con queste persone qui e andavo a trasmettere le istanze di questo ambiente, l'ambiente dei giocatori di pallacanestro, nelle istanze sportive federali, quindi presso la federazione, dove il presidente era Dino Meneghin, o presso il CONI, il cui presidente all'epoca era Gianni Petrucci. Quindi avevo queste frequentazioni, questi rapporti. È stato molto bello e gratificante per me rappresentare le istanze di una componente che io ho avuto modo di conoscere da vicino, dinanzi alle altre componenti da cui poi dipendevano le regole sportive. Noi abbiamo fatto battaglie anche importanti. Ricordo una volta abbiamo anche
siamo arrivati vicino a uno sciopero della nazionale. Noi arrivavamo a un raduno a Bormio prima di non so quale campionato e i giocatori nazionali erano convinti a non scendere in campo per rivendicare un certo diritto. Adesso non entro nel merito, però capite che anche quella è stata un'attività politica molto importante. Dove si curano interessi collettivi e comunitari si cura la polis e quindi siamo nella dimensione autenticamente politica. Da qui l'idea di fare il sindaco. Appena entrate in campo, subito c'è voluto un overtime, il ballottaggio, ma subito diciamo a canestro, no? Sì, no, è andata bene. Diciamo che allora sono entrato in quel contesto politico nel quale, quadro politico più per dire meglio, in cui c'erano già dei 6 candidati. C'era appunto un quadro politico che secondo me consentiva di entrare perché appunto c'era una capillarizzazione, ho capito che c'era una possibilità, sono entrato ai primi di aprile, quindi con l'elezione a metà giugno, al 10 giugno, quindi non ho avuto neanche molto, molto tempo. Diciamo che ero la sorpresa, nessuno si è tanto curato di me, come disse la Meloni, non lo dico perché sennò no, non mi hanno visto arrivare, ma questo non lo dico. No. Però ecco, sì, mi hanno un po' forse sottovalutato all'inizio e alla fine, un po' perché insomma era una persona conosciuta per motivi sportivi, un po' perché conosciuta a livello professionale, un po' perché insomma non so perché, adesso i ragusani lo diranno meglio di me, alla fine è andata bene. E, beh, e quindi fu un fattore sorpresa che sicuramente aiutò il successo di Cassì e anche in questo caso un fattore sorpresa in un disequilibrio di genere laddove c'era il genere del ceto politico e il genere dell'outsider, questo al di là un po' del genere sessuale ovviamente, quindi è successo questo. Ma ora 5 anni dopo ovviamente non c'è più il fattore sorpresa, bisogna fare i conti con la realtà, con la realtà difficile, problematica, faticosa, con le attese ovviamente dei cittadini e ci sono gli avversari. Sono particolarmente agguerriti questi avversari oppure no? Ma leggermente mi è sembrato di capire che sono un po' agguerriti. Sì, diciamo che dopo 5 anni di amministrazione tutto è cambiato, il quadro è cambiato, io sono cambiato. Adesso 5 anni fa chiedevo il voto sulla base anche quasi di una scommessa, era un po' una scommessa votare perché sì, non si sapeva quello che poteva dare, come poteva agire. Adesso dopo 5 anni io devo parlare con i fatti, con quello che è stato fatto o non fatto, quindi è chiaro che mi misuro con l'opinione della gente sulla base di un bilancio di fine mandato che secondo me è molto corposo, molto articolato e su questo chiederò i voti, non c'è dubbio. Posso, non solo in questi 5 anni sono cresciuto, ho fatto esperienza, sono maturato, ho conosciuto persone, ho conosciuto meglio la macchina amministrativa. Ho preso contatti con tutto diciamo quello che accade all'interno dell'amministrazione, sono quasi 500 dipendenti, sono 10 dirigenti, tanti funzionari, veramente ho preso contezza in maniera molto precisa del meccanismo e credo di poter adesso gestirlo nella maniera migliore. Io vorrei mettere a frutto questa esperienza. Diciamo. E questo è il valore dell'esperienza, ma la storia, la realtà contemporanea spesso ci insegna che per chi vota a volte è un disvalore questa esperienza. È vero. È vero, posso dire che ho approfittato 5 anni fa proprio di questo fatto qua, dell'essere un uomo nuovo, una persona non contaminata, allora anche se è una brutta parola, la usai in passato, ognuno poi cerca di usare gli argomenti, gli slogan che ritiene più utili, però è vero, perché troppo spesso la politica è accostata a pratiche negative, al malaffare, a qualcosa di poco pulito, poco limpido, e questo è il motivo per cui tiene tanta gente lontano dalla politica. In realtà ci sono modi, c'è modo e modo di farla la politica. Se la gente percepisce che non c'è l'obiettivo di fare carriera a tutti i costi, non c'è un secondo fine, che non c'è la necessità di avere una ricompensa in qualche modo, in qualunque modo, può essere economico, può essere anche di potere. Se la gente percepisce questo, io credo che è più incline a dare ragione a quel politico. E oggi Cassì si sente in questo senso contaminato, ed è per apparire meno contaminato che ha scelto di essere civico, senza le insegne diciamo dei partiti. Posso dire che questi 5 anni è cambiato tutto per me. Sono cambiato io, sono cambiate le situazioni. Come dicevo prima, adesso mi misuro su un programma realizzato, su tante cose che posso dire di aver fatto. Naturalmente la gente mi giudicherà su questo. Una cosa non è cambiata, certamente, rispetto a 5 anni fa. Io quello spirito libero, diciamo, quella idea di fare politica senza subire alcun condizionamento, ecco, quello l'ho mantenuto intatto assolutamente. È stata proprio questa la scelta anche di allontanarmi dai partiti tradizionali, non perché è stato detto troppo secondo me su questo tema, non perché io sminuissi il compito dei partiti o perché non avessi bene a mente qual è l'importanza dei partiti come riconosciuta dalla Costituzione, ma semplicemente perché a Ragusa la vita dei partiti, diciamo,
si intensifica, ecco, diciamo così, soltanto a ridosso delle elezioni. Non dovrebbe essere così. Io in questi anni ho preso contatto con un mondo di associazioni, con tanta gente che è disposta nella città ad avere un ruolo. A questa gente, a queste associazioni mi sono avvicinato e a questi voglio rendere conto. Diciamo che lo spirito quindi di mantenere una mia autonomia, una mia libertà, naturalmente nell'ambito di una coalizione, perché io non è che faccio niente da solo, non c'è un sindaco che fa niente da solo, deve confrontarsi, deve misurarsi, deve fare compromessi, perché è giusto scendere a compromessi legittimi, leciti, naturalmente quelli ostensibili, come si dice, quelli che sono necessari per una democrazia. So che deve essere così, però lo voglio fare, ripeto, senza condizionamenti partitici. Almeno questa è la mia idea al momento, da uomo assolutamente autonomo, libero. Devo rispondere soltanto a me. Ecco, tra le cinque liste, le abbiamo anche viste graficamente attraverso i simboli che sostengono Cassì, diciamo, non c'è nessun partito con il proprio simbolo formale. L'unico riferimento più vicino ad una forza politica iscritta nel registro dei partiti, anche ai fini ovviamente del finanziamento che arriva attraverso la contribuzione dei contribuenti, è quello che fa capo a Cateno De Luca. Poi ovviamente nella critica politica giustamente si può opinare, ci sono personaggi, esponenti di partito, certo, anche se non c'è il simbolo di partito, si è parlato di tanti, però la domanda è questa: visto che Cassì ha scelto il profilo civico da questo punto, sì, di vista, nei termini chiariti, e che comunque adesso, cosa che magari era avvenuta in misura minore 5 anni fa, ci sono formazioni anche civiche comunque appartenenti sia alla cultura progressista che a quella liberal conservatore. Sì. Vabbè, partecipiamo, c'era già allora, però c'è anche ora, e ora c'è il movimento Ragusa Prossima, e così si può fare con altri riferimenti. Voglio chiedere, ma Cassì, anche se rivendica la sua terzietà rispetto, sì, ai partiti, ma visto che la dimensione politica è ineluttabile nella, certo, vita collettiva, assolutamente, certo, per la cura degli interessi, come si definisce? Più conservatore, più progressista, liberale, tu cure e basta? No, ma questa è una domanda che mi sono posto anch'io, nel senso che Cassì in questo momento è una persona politica, sono un personaggio politico che ha a mente gli interessi di una comunità che è la città di Ragusa, e ha maturato in questi anni, anche negli anni precedenti, un convincimento che secondo me le cose buone, le cose che servono, le cose utili, molto spesso non sono né di destra né di sinistra. Cioè una collocazione politica che segue le logiche appunto del partito, dell'ideologia soprattutto del secolo scorso, non mi vede distante, non perché non ho motivi di diciamo criticare chi è vincolato a questo tipo di impostazione politica, però io, non è nella mia sensibilità, ho un approccio diverso. Il mio approccio è quello di capire le cose che servono o sono utili per la città che intendo rappresentare, vedere condividere dei valori con della gente con cui devo fare questo percorso, e per me finisce lì. Io sinceramente questa è stata, ma era anche così la mia idea 5 anni fa, io non ho cambiato idea in questo senso. Ma su alcune cose sicuramente è così, ma poi ce ne sono anche altre possibili, che a Cassì non sia mai capitato di dover, come dire, valutare, sì, per poi decidere e fare una scelta, e magari se ci ha pensato un attimo capire che c'erano due tipologie, due modalità di scelta, certo, che erano riconducibili, come dire, certamente, alla categoria, no, della maggiore uguaglianza o della maggiore, certo, libertà. Certo. Ma io rivendico proprio questa scelta, che di fronte, anzi rivendico questa situazione mia, intima, personale, lo posso dire, di fronte alle scelte, sui temi anche importanti, scelte che rispetto alle quali magari gli schieramenti politici tradizionali hanno delle idee molto precise, molto chiare, io invece posso scegliere se appoggiare un'idea o un'altra, secondo la sensibilità mia del momento. Voglio dire, facciamo l'esempio che abbiamo appena fatto, no, della Ragusa Catania. C'è stato un momento in cui dei partiti, perché i partiti ovviamente erano molto, molto coinvolti, i partiti fuori dal governo in quel momento, hanno criticato ferocemente la scelta del governo del Conte 1. Allora, parliamo del governo Conte 1, quindi i partiti erano il Movimento 5 Stelle e la Lega. Sì. Lega, 5 Stelle decidono di traghettare, diciamo, il progetto dal privato al pubblico, acquisendo il progetto e pagandolo fior di milioni, perché questo. Allora, chi in quel momento stava all'opposizione, perché non so, del PD, faccio a caso, criticò ferocemente quella scelta. Nel momento in cui il PD entra nel governo Conte 2, improvvisamente quella scelta diventa una scelta vincente anche per il PD. Allora, questa
faziosità, in qualche modo, questo fatto di dover necessariamente... No, ma questo attiene alla dialettica politica, poi ogni partito la può fare con maggiore o minore onestà intellettuale. No, voglio dire, prendo una posizione a prescindere, negativa o positiva, a secondo se quella scelta viene dal tuo partito o viene dal partito che in quel momento deve avversare. Certo. Ecco, questo è un aspetto della politica che non mi convince, che non condivido, ora sono fatto male io sicuramente, perché lo so che la politica si fa in quell'altro modo, però io dico una cosa, direttore, nelle democrazie dove c'è anche il riconoscimento delle qualità degli avversari, di quello che fanno, quelle democrazie, il livello, la qualità della democrazia è più alto. Allora perché non tendere a quell'obiettivo? Certo, perché certo. Non devo poter dire se una cosa la fa il 5 Stelle, anche se in questo momento il 5 Stelle non è esattamente, certo, non è una cosa fatta bene. Io a prescindere devo prendere una posizione negativa. Ora mi diranno, la politica è così, deve prendere posizione, ma io la posizione la prendo, non è che non la prendo. Certo. La prendo però secondo la mia sensibilità, certo, non secondo quello che mi viene imposto. Nel mio piccolo, anche se io non sono né una figura politica né un candidato, posso testimoniare che nel 2019, quando arrivò questa novità, dopo 30 anni di stasi, no, sulla Ragusa Catania, noi allora ero direttore della Prima TV, abbiamo fatto servizi, analisi e anche mi sono speso in molti editoriali, intanto per verificare che quelle cose si potessero fare, ma abbiamo raccontato a tutti chi era il privato, Vito Bonsignore, che era un signore per nulla raccomandabile né ben referenziato, per cui doveva essere una cosa positiva finalmente, semmai il problema era il ritardo con cui si arrivava a quel momento. Ci furono esposte alla Repubblica, certo, ci furono esposte alla Corte dei Conti, perché il governo tramite l'ANAS acquistò il progetto dal privato per 40 milioni. Tanti soldi, però meno male che è successo, certo, certo, che noi saremmo ancora oggi con Bonsignore, una valutazione tecnico-peritale per cui saremmo ancora valutato. Bonsignore ai cantieri aperti, chiusi, metà strada, poi fallimenti e cose. Bene, guarda. Allora cambiamo argomento, abbiamo già così fatto riferimento ad alcune altre cose. Domani è il 23 maggio, un giorno un po' entrato nella coscienza, nella storia di tutti noi per via della strage di Capaci, che fra tutte le stragi sicuramente insieme a quella di Radamelo è quella che va a consumare una tragedia italiana che ovviamente durava da decenni. No, io voglio solo fare questa domanda. L'anno scorso, 30° anniversario, ovviamente nello stesso periodo eravamo nella imminenza elettorale delle elezioni di Palermo, ci fu Maria Falcone, la sorella di Giovanni Falcone, che pronunciò parole chiare, dure, che sembrarono molto dure, qualcuno le può definire perfino ovvie ed elementari, contro per esempio la Gallano, che era stato scelto come candidato sindaco da Cuffaro e Dell'Utri, due pregiudicati per mafia. Vabbè, le cose andarono come sappiamo, la Gallano addirittura dovette andare via da una manifestazione il 23 dopo questa polemica, eccetera. Poi successivamente devo dire che adesso è in atto perfino una collaborazione, no? Per quanto istituzionale, tra la Fondazione Falcone, retta da Maria Falcone, con percorsi di legalità, la Fondazione Museo della Legalità e il sindaco La Galla. Ma sbagliava Maria Falcone l'anno scorso o sbagliava La Galla? Oppure come stanno le cose? Qual è la lettura che fa, ecco, come dire, una persona che da questo punto di vista insomma guarda così con un certo distacco queste cose, sindaco, che accendono le passioni però? Il sindaco La Galla adesso è un sindaco ed è un sindaco della città di Palermo, e quindi quando una persona politica diventa sindaco e rappresenta l'istituzione, rappresenta la città, a quel punto probabilmente la valutazione che è stata fatta alla fondazione è stata quella di parlare, avere rapporti con la città di Palermo, in questo momento amministrata da La Galla. Ora io tenderei, diciamo, chiaramente ci sono delle cose che si trascinano ed è giusto non dimenticare, ed è corretto, diciamo, fare distinguo, perché c'è chi a causa della mafia ha perso la vita o ha perso familiari, invece chi ha approfittato di un sistema mafioso, anche pseudo mafioso, che la mafia non è soltanto quella stragista, chiaramente abbiamo capito bene ormai che c'è un altro tipo di mafia, quindi mantenere questo distinguo ovviamente è necessario, non è doveroso, proprio non è utile, è proprio doveroso e necessario. Adesso il fatto che La Galla sia il sindaco della città di Palermo, credo che La Galla comunque sia una persona al di sopra dei sospetti, insomma io ho avuto modo di conoscerlo quando era assessore regionale. È una persona incensurata, qualche volta infatti, indagato, ma poi non è sortito infatti, niente di importante, infatti. Ha la sfortuna, così la possiamo definire, ma questo non ci possiamo fare nulla, di avere, come dire, parenti acquisiti tramite il matrimonio mafiosi. Questo è accaduto, sì. Sua moglie è la figlia di un noto boss, cioè condannato definitivamente il boss di Canicattì, vabbè, però voglio dire... Mia moglie insegna, figlia di un bancario. Assolutamente, però certo, come dire, come si fa a sindacare queste cose? La responsabilità penale ovviamente presuppone altre cose. Poi personale, voglio dire, entriamo in un campo minato, complicato, insomma non lo so, sinceramente non mi sento di...
condannare la Galla per aver sposato la figlia del boss. Adesso non lo so in che contesto questo è successo. Sì, il boss di cognome si chiama Ferro, era un po' il boss della mafia di Canicattì, insomma, come è accertato in tante sentenze. Va bene, giudicheremo la Galla per quello che intanto quello in questo primo anno ha fatto e vedremo un po' quello che farà. Ragusa, se Cassì tornerà ad essere sindaco, anzi, come dire, succederebbe a se stesso se fosse rieletto, quindi in piena continuità, anche se ovviamente c'è stata una cesura, no? Per via ovviamente del depotenziamento dei poteri e delle prerogative quando si avvia la fase ovviamente elettorale. Come vorrebbe caratterizzare il suo secondo mandato? Cioè, una sola cosa, ma talmente importante e forte, che magari non è riuscito a fare prima, che comunque ha voglia di esporre adesso, al di là della completezza di tutti i programmi, no? Cioè, un'idea ben precisa che però da sola varrebbe, secondo Cassì. Vorrei che la città di Ragusa fosse ricordata dopo questo periodo, se dovessi essere confermato, quindi un periodo di 10 anni, come una città che si è trasformata. Secondo me questa trasformazione è in atto, è una città che si è rigenerata, una città che ha colto tutte le opportunità che gli sono state concesse, perché adesso effettivamente arrivano le opportunità, arrivano dall'Europa, arrivano dai ministeri, ci sono finanziamenti. Siccome questa rigenerazione è in atto, siccome percepisco, avendo vissuto veramente dentro la città in questi 5 anni, che c'è un grande valore aggiunto presente in città, c'è una capacità di fare le cose bene, di emergere anche in un contesto, in qualunque comparto economico, sociale, dove si parla di solidarietà, per la qualità, per l'abilità, la laboriosità di chi vive in questa città. Noi non abbiamo mai avuto bisogno di aiuti esterni. Noi siamo stati una città, un territorio dimenticato, la Ragusa Catania ancora una volta è testimonianza, un po' abbandonato dalla grande politica, però la gente si è realizzata da sé, si è rimboccata le maniche, è andata avanti e si è costruita questa reputazione altissima. La città di Ragusa ha una reputazione altissima. Ma se Ragusa... Vorrei che questo fosse consolidato e che si ricordasse questo periodo, chiaramente, come un periodo di non dico d'oro perché forse esagerato e mi verrebbe quasi male di me stesso, ma un periodo di grande fermento, di grande crescita, di grande espansione, un periodo che consentirà possibilmente ai giovani, ai ragazzi di poter avere l'opzione di rimanere a Ragusa. Questa è la sfida di tutti noi, chiunque diventi sindaco la sfida è questa, dare la possibilità ai ragazzi di avere un'occasione lavorativa nella nostra città. Ma visto che Ragusa, a differenza di tanti altri comuni, quasi tutti gli altri comuni, è in questa condizione ottimale dal punto di vista della sua operatività, grazie all'autonomia finanziaria, non ha criticità finanziaria, non ha esposizione, quindi può programmare, può fare le cose per bene, programmando. Ci siamo arrivati. E spesso lo fa. Io voglio chiedere, però non so se mi sbaglio, ma si ha la percezione che per esempio in fatto di cultura non ci sia granché, perché? È una mia sensazione sbagliata? Allora, secondo me è leggermente sbagliata. Io credo che sulla cultura questa amministrazione ha fatto parecchio, poteva fare meglio, non abbiamo comunicato bene, noi abbiamo tante cose in itinere, in cantiere. Attenzione, su questa cosa io rivendico un problema al quale non ho mai fatto riferimento in questi anni e me ne darete tutti atto, anche gli osservatori politici. Io non ho mai parlato di Covid, non l'ho mai fatto. Però credetemi, sui progetti della cultura che abbiamo messo in campo alcuni anni fa, prima del Covid, che hanno avuto un rallentamento netto, nettissimo da quello che è successo. Io faccio un esempio per tutti, anche qui mi piace parlare con i fatti. Noi abbiamo un progetto, secondo me, bellissimo sul Palazzo Zacco, Palazzo Melfi di Sant'Antonino, già oggi Palazzo Zacco, cioè di fare di quel luogo il museo della città. Il progetto secondo me è bellissimo, è stato curato l'assessore Arezzo con grande competenza, con grande scrupolo, è un progetto finanziato per oltre 350.000 euro con la misura agenda urbana che purtroppo si è dovuto rallentare perché chi ha vinto la gara per allestimento è una società campana e quindi a un certo punto ha smesso di fare sopralluoghi, c'è stato un ritardo, è quasi pronto, noi stiamo recuperando il plastico del Tarchi, del Palazzo del Governo, che era un plastico originale del Tarchi, che era abbandonato negli scantinati, ormai ammuffito, quasi distrutto completamente. Abbiamo comprato, mi fa piacere dirlo perché la gente deve saperlo, abbiamo comprato 30 fotografie di Peppino Leone e ci sarà in questo museo una stanza interamente dedicata a lui in maniera permanente. Bene, grazie. Abbiamo proprio gli ultimi minuti, vediamo se riusciamo magari con la maggiore brevità delle risposte e anche delle domande magari a utilizzarli al meglio e al massimo. Sulla cultura mi preme, faccio un piccolo flash. Ragusa, sia come città che come provincia, ma in questo caso parliamo anche della città, ha sempre espresso per esempio grandissimi talenti, no? Nel campo del teatro. Perché il teatro, non dico come struttura, ma proprio come cultura teatrale, della produzione teatrale,
perché non puntare per esempio ad un teatro stabile? Se non Ragusa, che ha, come dire, i mezzi finanziari, dove altro si può fare questo discorso? Ma noi stiamo recuperando. Ma non si fa, perché non si procede in questo stiamo senso? Stiamo recuperando il teatro storico della città, c'è 450 posti. Abbiamo altri teatri che hanno subito tutti interventi di recupero, dal teatro Tenda al teatro Falcone e Borsellino. Allora, quello che noi vogliamo fare prima del Covid, adesso se sarò ancora sindaco lo faremo, faremo una fondazione teatrale, quello che è mancato, perché noi dobbiamo cercare, con l'ausilio anche di privati, di creare una struttura a cui poi va la responsabilità anche artistica della gestione teatrale. È importantissimo, abbiamo iniziato i lavori in questo senso, poi ci siamo dovuti fermare. Quindi con una fondazione che è composta da gente competente, gente esperta, non il politico di turno, non il sindaco ha una partecipazione, ovviamente dà un indirizzo politico, ma poi ci deve essere gente competente, gente del settore che può effettivamente definire una stagione teatrale, trovare le risorse anche con i privati, a Ragusa ci sono tanti privati, secondo me sono pronti a spendersi, e avviare veramente un percorso in quella direzione. Se lontani da Ragusa, anche all'estero, ci capitasse di parlare con qualcuno che magari ama per esempio la cultura e conosce autori, scrittori, altre personalità del mondo scientifico e culturale, non so, la parola Comiso significa subito Fiume Bufalino, la parola Chiaramonte Gulfi subito Serafino Amabile Guastella, la parola Modica subito Quasimodo, Campailla, poi domani qualcun altro. A Ragusa questa associazione automatica non avviene, eppure Ragusa, faccio solo due nomi, ha Giovan Battista Odierna e Bannantò. Però non mi pare che la comunità e la città facciano abbastanza, perché avendo questi asset non si mettono in campo? Assolutamente, noi a proposito di Giovan Battista Odierna abbiamo fatto proprio nei giorni scorsi un convegno, il sindaco di Piazza Armerina, sappiamo che... Palma di Montechiaro, scusa, sappiamo Gian Battista Odierna, poi si recò a Palma di Montechiaro, fu uno dei fondatori della città, è certamente un luminare, una figura straordinaria. E lui vi si trasferì a 37 anni, quindi la maggior parte della sua vita la trascorse qui, essendo nato a Ragusa. Non c'è dubbio che lui, è così come Vannantò, poesia straordinaria, una persona veramente che ha descritto in maniera impareggiabile proprio la cultura contadina. Con Buttitta è il più grande esponente della poesia siciliana. Sì, senz'altro, no, ma allora avremo questi luoghi di interesse recuperati, interesse artistico, interesse culturale, magari li dedicheremo a loro, li intesteremo a loro, organizzeremo in loro onore delle manifestazioni proprio per ricordarne le figure. Peraltro su Odierna bisognerebbe recuperare, e chi se non la città di Ragusa, anche quel deficit di storiografia sbagliata e distorta, ingiusta che c'è rispetto a lui, perché è stato molto più grande di quanto oggi non si sappia. È stato un contemporaneo di Galileo, che se analizziamo le fonti è difficile perfino considerare un Galileo minore. Lui era alla pari, anche se era più giovane di 30 anni e quindi fu contemporaneo solo in parte, ma ci sono studi in cui fu un grande precursore dell'astronomia moderna, che ha avuto astronomo, astrologo, è stato moltissime nebulose, le ha scoperte lui. Ai suoi tempi era assolutamente considerato uno scienziato di livello mondiale, sicuramente, non c'è dubbio, la città deve dargli un tributo, deve riconoscerlo. L'impegno in questo senso c'è, si è avviato un percorso, va ricordato, ripeto, già con gli altri comuni dove lui ha operato si è trovato un'intesa, sono stati organizzati dei convegni, ovviamente va migliorato. Bene, dalle grazie, nell'ultimo minuto che abbiamo, anzi meno, scendiamo qui, c'è nella nostra realtà terrena, e chiudiamo anche con quella che è stata un po' la polemica forse più forte che c'è stata, che ha riguardato un po' Cassì con gli avversari elettorali, mi riferisco un po' a questa accusa di non avere fatto la cosa corretta, giusta, giuridicamente o meno, poi questo si vede, per quanto riguarda gli atti dell'amministrazione Cassì rispetto ai passaggi della trasmissione del piano regolatore generale al Consiglio Comunale. Ma lo dico solo per il senso, non nel merito, perché altrimenti magari sarebbe molto difficile, no, ma che cosa rimane di questa polemica? Amarezza, perché è una polemica strumentale portata fuori a pochi giorni dalle elezioni, soltanto per fini strumentali, portata fuori da chi fino a due mesi fa mi chiedeva di diventare il leader della coalizione del centrodestra. Diventare cosa? Di diventare il leader della coalizione del centrodestra, il candidato sindaco della coalizione del centrodestra. A sostegno di Cassì? No. La persona che adesso ha portato fuori la polemica è quella che aveva insistito perché io diventassi il candidato sindaco della coalizione del centrodestra, l'ingegnere Tumino, mi ha chiesto insieme al suo gruppo. Che è promotore di una delle liste, del centrodestra. Sì, e no, mi ha chiesto a me di diventare il candidato sindaco, quindi diciamo che è chiaro, è strumentale, fatta con questa tempistica è strumentale, e sa bene, e tutti sanno che la delibera adottata in giunta nell'ottobre-novembre dello scorso anno è una delibera di presa d'atto, la presa d'atto è un'attestazione di qualcosa che compete ad altri.
quindi non c'era nessun obbligo né di astensione né di dichiarare eventuali incompatibilità. Quindi questo è successo, francamente io in quel momento non è che andavo a, potevo sapere quali erano le proprietà immobiliari di tutti i parenti del quarto grado, francamente non è successo. È stato, come ho detto, un esempio di politica mediocre, spero che venga archiviato in fretta. Bene, chiudiamo, 20 secondi, se Peppe Cassì dovesse ad una persona che non la conosce affatto dire cos'è Ragusa, perché non sa neanche dove si trova e com'è, però dovesse spiegarglielo in due parole, con una aggettivazione che sì, le dia in qualche modo la forma di identità percepita, cosa direbbe? Ma Ragusa è una città che ha delle caratteristiche uniche, perché è una città dove puoi trovare un mare splendido, una campagna meravigliosa, dei paesaggi stupendi, ma puoi trovare anche un'architettura di rilevanza mondiale, conosciuta nel mondo. Diciamo che è il luogo adatto dove passare un periodo di vacanze e anche dove andare a trasferirsi, e tanta gente lo ha capito, tanta gente si sta trasferendo. Grazie, grazie a Giuseppe Cassì, candidato a sindaco di Ragusa, grazie con il quale abbiamo fatto questa ultima intervista prima del voto di domenica prossima, così come con gli altri candidati. Grazie ancora e grazie anche a chi ci ha seguito. Il prossimo appuntamento con gli altri spazi di informazione dopo il voto di domenica e lunedì prossimo.